Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, fa freddo, fa molto freddo in questi giorni in Calabria e mi è venuto lo scribizzo di sapere, di vedere, di capire attraverso chi realmente conosce le cose come stanno, come sta vivendo il mondo dell'agricoltura in questo periodo di inverno, inizio inverno tosto, duro, difficile. Saluto Paolo Granato. Buonasera. Allora, come si vive? Si vive male perché tra l'altro veniamo da un periodo di calamità continue, c'è stata la grandinata a luglio, c'è stata una pioggia torrenziale successiva, ci sono stati straripamenti di fiumi, diciamo che è un'annata per l'agricoltura da dimenticare perché quasi tutte le colture sono state compromesse, partendo dall'olivicoltura, passando per l'agrumicoltura, anche per le patate che riguardano la mia di coltura predominante, ma anche per il grano che siamo almeno in montagna siamo riusciti a raccogliere tardissimo perché ha continuato a piovere tutta l'estate. Diciamo che insomma non è una buona annata per l'agricoltura, per quasi tutte le colture, diciamo qua tutte, non quasi. E quindi in questi casi si aspetta un aiuto, un sostegno, un incoraggiamento? La Regione Calabria ha chiesto ovviamente lo stato di calamità, c'è ovviamente tutta la fase burocratica che ancora è in corso. Speriamo in una possibilità di essere risarciti per quanto riguarda i danni gravi che per esempio ci sono stati nel Crotonese, nella zona del Catanzarese. Diciamo che la provincia di Cosenza è stata colpita meno da questi fenomeni. Quindi così disastrosi, però insomma è stato colpita della Calabria, diciamo. Per quanto riguarda le calamità che sono state quelle della Mentre grande il freddo, pioggia del, ghiaccio. Il freddo, il ghiaccio, noi in Sila siamo a temperature che non avevamo mai avuto, cioè meno 15, meno 16 di notte, alle minime, insomma sono temperature comunque rigide anche per la Sila. La neve diciamo che è poca, abbiamo difficoltà a lavorare perché c'è una temperatura che non consente neanche agli operatori di lavorare. Nelle zone per esempio della Sibaritide c'è una gelata in corso che continua a incidere sugli agrumi che ancora sono sugli alberi, quindi avranno danni, abbiamo già chiesto di darci una mano perché ci sono già danni, le nostre aziende sono già colpite da questo ulteriore fenomeno calamitoso che quest'anno. E come si difende in questi casi? Che cosa può fare l'imprenditore? Noi abbiamo fatto una serie di seminari e tendiamo molto a quello che è, io parlo come Confagricoltura logicamente, una serie di seminari stiamo facendo per avvicinare sempre di più le aziende a quelle che sono i piani di assicurazione. Andiamo sempre verso stati di calamità continui, abbiamo situazioni meteorologiche che cambiano. Nulla, insomma, no? Non c'è più possibilità di rendersi conto di quello che sarà tutta la fase colturale, quindi non c'è più possibilità di porre rimedio, quindi quello che ci rimane, visto che le calamità sono state per lo più ormai il fondo di solidarietà che era quello che finanziava gli agricoltori che avevano subito danni, non esiste più, quindi le avversità noi pensiamo che si possano combattere soltanto ponendo rimedio con le assicurazioni, con dei piani assicurativi perché sono molto vantaggiosi. Perché ma questa è l'organizzazione di categoria, cioè voi come Confagricoltura. Noi come Confagricoltura ci crediamo molto e cominciamo a far parte tutti di questa rete che stiamo creando per assicurare le aziende su qualsiasi tipo di calamità. Certo, non è il ristoro di tutte il prodotto perso, però insomma è comunque un aiuto che viene tra l'altro contribuito. Senta, com'è cambiato, come sta cambiando in Calabria il sistema delle imprese agricole? Ma diciamo si che va verso aziende strutturate, ben organizzate, che possono accogliere la sfida dei mercati? Ma, o ancora siamo
Se parliamo della provincia di Cosenza, è una zona che è abbastanza, cioè messa abbastanza bene. Siamo organizzati, ci sono delle aziende superstrutturate, ovviamente la maglia aziendale di una provincia come Cosenza, ma diciamo di tutta la Calabria, non è altissima, non è ancora altissima. L'aggregazione è quella che stenta un po' a prendere piede, ci si crede l'idea poco nella del consorzio, diciamo, del consorzio, non c'è. Esistono le OP, esistono le cooperative che aggregano materia prima, quindi imprenditori, diciamo che insomma non siamo a livelli ovviamente di altre regioni che hanno questo tipo di consorsi da più tempo, da 20 anni, da 30 anni, noi siamo partiti da poco, quindi paghiamo lo scotto di questo ritardo che c'è stato in Calabria nell'aggregarsi. Poi ci sono alcuni prodotti che aggregano di più, per esempio la Piana di Sibari, ovviamente essendo monocultura aggrega molto di più il prodotto, perché le clementine o comunque gli agrumi sono molto più aggregati, il consorzio della patata che sta decollando per quanto riguarda la Sila. Ci è voluto poi una vita per mettere insieme il consorzio della patata, no? È stato faticosissimo perché, ma diciamo che in quasi tutta la Calabria è difficoltoso, anche se i consorsi ci sono, c'è quello del vino, c'è quello del bergamotto, del cedro, del fico, è nato da poco, ci sono vari consorsi che cominciano a funzionare, quindi ovviamente non si è presenti su tutti i mercati, c'è ancora molto da fare, c'è bisogno che gli agricoltori però ci credano e si aggreghino a questi consorsi o comunque si mettano in cooperative, perché è l'unico modo per aggregare prodotto e per far sì che arrivi sul mercato una quantità di prodotto. Questo forse è lo sforzo maggiore che impegna le organizzazioni di categoria, no? Cioè spingere nella direzione di mettere insieme le forze, sì, di essere rappresentati da un unico marchio, no? E questa è una sfida culturale. È una sfida culturale soprattutto per la Calabria, perché, ripeto, siamo partiti tardi con questo tipo di discorso di aggregazione, perché siamo fondamentalmente individualisti e perché crediamo sempre di essere migliori di altri e che qualcuno ci possa portare via poi la fonte qualcosa di approvvigionamento, qualcosa di nostro, però sia... cedere qualcosa di nostro e poi un altro che cede un pezzettino del suo e così via, mettere insieme questa poi diciamo le che esperienze... questo serve sia per, secondo me, serve sia per quanto riguarda le esperienze che puoi fare, se le metti in comune faccio prima ad arrivare a una soluzione, perché ovviamente se condivido quello che sto sperimentando, quello che sto facendo, metto in condizioni altri agricoltori come me di fare le stesse cose e di farle più velocemente. Mi chiedo questo, ma tutti questi milioni di euro destinati all'agricoltura li avete visti? Ma come classifica per quanto riguarda la spesa che è stata fatta in Regione, siamo, non so se la prima o la seconda, ma insomma siamo parecchio avanti, sono stati presentati da poco tempo i dati della spesa della Regione Calabria, sono stati spesi moltissimi soldi su quelle che sono le misure agroambientali, che noi chiamiamo agroambientali, che sono quelle che ogni azienda percepisce come aiuto comunitario. Ovviamente c'è una serie di difficoltà per quanto riguarda dalla carta al portafoglio, diciamo, no? No, quelle sono immediate. Quelle sì. Sono immediate perché sono le misure che vanno a coprire praticamente il compenso, il premio che si dà ad ettaro, quindi a superficie o comunque a tipologia di prodotto, quindi sono automatiche. Quelle che sono un po' più quelle che sono lente, ovviamente, se parliamo dei bandi, delle misure ad investimento, ovviamente quelle funzionano. No, non è che non funziona, è che c'è un ritardo perché è partito il PSR, è partito 3 anni dopo, quasi 2 anni dopo, diciamo, e quindi c'è una difficoltà ancora adesso. Poi ci sono state varie misure un po' contorte nella presentazione, diciamo che siamo troppo burocratizzati, che la Regione ha una macchina burocratica che è tra la domanda da arginare. L'arrivo di quello che uno ha chiesto in termini economici passa molto tempo, sì, no? Certo. Cioè c'è il rischio che l'azienda chiuda.
c'è il rischio che l'azienda chiuda, speriamo di no, però c'è il rischio che uno cambi tipo di coltura. Mi è capitato di aver fatto una domanda, di aver vinto un bando, di aver cambiato orientamento culturale nel tempo che è trascorso dalla domanda, quindi dalla presentazione del bando alla fase successiva di decreto e quindi di investimento. Io avevo cambiato, stiamo parlando ovviamente di ortive. Se fai un piano olivicolo è difficile, insomma, che tu possa cambiare come idea. Cambia. Certo, diventa difficile. Diventa difficile estirparlo, comunque cambiare orientamento in 3 anni, 4 anni. Comunque c'è questa difficoltà, ma è una difficoltà che hanno quasi tutte le regioni. Purtroppo c'è una difficoltà proprio nella presentazione delle domande, nella realizzazione di quelle che sono le buone pratiche per verificare quelli che sono i progetti. Io continuo a dire che la progettazione di un'azienda, o comunque un tipo di richiesta che viene fatto da un agricoltore, nel momento in cui lo faccio non deve essere per forza chiave in mano, cioè io sto chiedendo qualcosa che andrò a fare, quando andrò a farla presenterò il progetto di come realmente voglio fare quella cosa. Se lo devo fare prima, anche tu regione c'hai difficoltà, perché devi valutare miliardi di pratiche con un progetto chiave in mano che magari non sarà mai decretato, quindi c'è solo una perdita di tempo, c'è un'inutile perdita di tempo che allunga sempre di più i tempi. Però apprendo che non siamo ultimi per quanto riguarda il sostegno all'agricoltura, no? Per quanto riguarda la spesa siamo, mi pare, secondi, dopo il Veneto. Quindi questo è un buon segnale, insomma. Questo come segnale di spesa della Regione Calabria è stata un'ottima performance, penso che sia la prima da diversi PSR che si realizza, e tra l'altro si è scelto di spendere in questo modo per dare possibilità proprio agli agricoltori di avere subito dei fondi da investire, o comunque un minimo di provvigione per andare avanti nelle cure culturali. Noi continuano a dirci che noi siamo un settore aiutato dalla comunità europea, che quindi siamo quasi percettori di provvidenze che non dovrebbero aspettarci. Noi con i soldi che percepiamo e che ci spettano, perché sono soldi che ci spettano, non è che li chiediamo e li regalano, manteniamo comunque i territori, abbiamo cura dei nostri territori e delle nostre culture, quindi è un valore aggiunto che diamo al nostro lavoro. Non tutti si prendono cura dei propri territori, noi lo facciamo, è una parte del nostro lavoro, ma che comunque ci viene riconosciuta, noi crediamo, con queste provvigioni che arrivano dall'Europa. Senta, non so, leggevo da qualche parte che cresce il numero di donne a capo di aziende in Calabria, aziende agricole in Calabria. Corrisponde a verità o ho letto una cosa non vera? Il settore dell'agricoltura è un po' in crisi, anche se ha tenuto comunque come numero di aziende la Calabria. Le aziende al femminile avevano uno slancio maggiore e anche loro, anche quelle condotte da donne, hanno un momento d'arresto, ma diciamo che fa parte della crisi che c'è comunque nel settore. La provincia di Cosenza ha una certa vivacità nelle aziende condotte, in quello che è il segmento delle aziende condotte al femminile. Non so se questo è stato presentato, tra l'altro, non da molto tempo al report della Camera di Commercio per quanto riguarda le aziende al femminile. A questo mi riferivo. Sì, sì, letto è positivo rispetto alle altre regioni e alle altre province. Non lo so se c'è una duplice lettura, non so se posso permettermi di fare una doppia lettura. Come se no? Perché cioè in Emilia Romagna il numero si riduce perché c'è altro benessere da poter conseguire, o comunque altro tipo di lavoro da svolgere, e in Calabria magari non c'è, quindi sì. È un ripiego all'agricoltura. Purtroppo l'agricoltura richiede però delle specificità, della preparazione specifica, della conoscenza. Sì, però diciamo che è anche un lato positivo. Ma il fatto non si di può voler inventare un'azienda agricola. Non si può inventare assolutamente, perché se consideri che per fare l'imprenditore agricolo bisogna fare un corso di 150 ore, quindi vuol dire che, insomma, tanto improvvisati non si può essere. Però
io non è una cosa negativa il fatto che in Calabria è il settore di punta, l'agricoltura dopo il turismo, penso che sia quello che deve essere trainante per la regione, che si continua, si ricomincia a credere nella possibilità di far fruttare dei terreni che comunque erano stati abbandonati o che comunque si ritornano a essere quello che erano un tempo, e quindi si combatte anche la desertificazione dei territori, è una cosa positiva per me. Poi se viene dalle donne ancora meglio, io credo, perché ci si mettono in gioco molto più facilmente. Lei ha un'impresa, più capacità. Un'impresa e quindi lavora in Sila, no? Un'impresa che ha sede in Sila, sì, quindi questo meraviglioso altopiano sirano. Beh, è difficile fare impresa lì? È difficile, come dire, essere protagonisti in un settore che è quello che più, come dire, dà sensazioni positive all'economia di questa regione, in un'area dove insomma forse manca un po' di tutto, no? Sì, è un'area, partiamo che è un'area bellissima, perché io per me è un'area bellissima e quindi già quello è positivo. È più difficoltoso perché noi abbiamo un tipo di coltura che è limitato dalla temperatura, anche se stiamo provando un po' di tutto, anche se stiamo cambiando un po' gli orientamenti per il cambio climatico che c'è in atto, però rimane fermo a due colture, tre colture, insomma, sono quelle le predominanti in Sila, quindi è più difficile, mentre in una zona bassa fai tre raccolti, in Sila ne fai due all'anno, se ti va bene. Consideri che lo sfalcio dell'erba, per quanto riguarda i prati pascoli che vengono seminati, li puoi sfalciare una volta, in bassa quota li sfalci quattro volte, quindi insomma, già c'è una perdita di economie per questa poca possibilità di coltivare roteando sullo stesso anno. C'è di contro che c'è una qualità del prodotto che andrebbe valorizzato molto di più, e quello dipende un po' pure da noi, il fatto di far riprendere quota ai prodotti di montagna, di caratterizzarli, di far sì che siano riconoscibili. Ma non si va oltre, non si riesce ad andare oltre il mercato locale? No, si va oltre il mercato, si deve andare oltre il mercato locale, perché il mercato locale secondo me è quello che paga meno, ma questo per tutti i prodotti. Il mercato a chilometro zero, quello che viene detto a chilometro zero, dà meno retribuzione rispetto al portare fuori i prodotti, perché ovviamente in una zona vocata è impossibile avere una remunerazione che sia adeguata. Vengono richiesti solitamente i prodotti di nicchia, prodotti che hanno una buona qualità, proprio da territori che non hanno questo tipo di prodotti, che quindi riconoscono il prodotto buono e sono disposti a spendere. Senta, di più. Quante aziende insistono nel territorio sirano? Ma di preciso non lo so, non ne ho idea, perché la Sila fondamentalmente non è grandissima, è un pezzo di terra limitato che ha capacità limitate di coltivazione. Sono tra l'altro non di piccole dimensioni, perché con piccole dimensioni in Sila non riesce a sopravvivere. Fai la fame, insomma. No, non ci riesci proprio a sopravvivere, con una maglia aziendale di 2-3 ettari non ci riesci a sopravvivere, perché è monocultura e quindi di conseguenza non riesci proprio ad andare avanti. Non sono tantissime, perché molte sono state diciamo abbandonate dal fatto che c'è una difficoltà di coltivazione notevole, c'è una difficoltà nel raggiungere la Sila e nello spostare i prodotti dalla Sila, perché le infrastrutture non esistono, le strade sono quelle che sono, facciamo solo riferimento al ponte che me lo chiudono, me lo aprono, me lo chiudono. Poi c'è il semaforo che accende. C'è il semaforo, poi fai le ore di fila, e se considerate che cioè, chi va a sciare è una passeggiata che deve fare, ma noi la percorriamo ogni giorno, insomma diventa difficoltoso, poi di notte col freddo, col gelo, insomma. C'è una notevole difficoltà, non c'è una copertura per quanto riguarda la rete telefonica, perché sappiamo bene che i cellulari pigliano e non pigliano. Quindi internet. Addio, da me per esempio non prende niente, la banda larga non c'è, quindi non puoi contare sul fatto che il telefono
prende. Cioè diventa difficile fare azienda. Diventa difficilissimo, così. Io dico sempre che diventa difficile soprattutto perché i giovani non ci vogliono stare in queste condizioni. Sì. Io ci sono nata, sono affezionata alla zona, quindi non mi staccherò mai dal mio territorio, ma mi rendo conto che i miei nipoti hanno difficoltà a confrontarsi con una realtà dove il telefono non piglia, il computer non funziona, devi andare. La luce va e viene. La luce va e viene sempre. La luce sempre, va, no? Sempre va e viene sempre, cioè col cattivo tempo perennemente resti al buio. È normale che quando c'è cattivo tempo magari la luce serve di più perché sta in casa, no? No, non è dato avere. Cioè, si tratta di, ovviamente di case sparse nel territorio, stiamo parlando di paesaggi rurali, certo Camigliatello sarà una situazione diversa, noi stiamo parlando di ambienti rurali, ma insomma le aziende non è che possono stare dentro Camigliatello, devono stare necessariamente fuori nei territori, quindi a me per esempio la società elettrica mi ha detto che è un costo per loro mantenere la mia utenza, perché è più il costo di aggiustare ogni volta questi i guasti che si creano. I guasti che ci sono, che non quello che io poi do a loro. Che equivale a dire arrangiati, insomma, si arrangi come sì, può. Sì. E allora gruppi elettrogeni, questa necessariamente. Per forza, io non ho zootecnia, quindi non ho problemi, nel senso che io d'inverno non ho attività in corso, perché una volta che hai seminato il grano, hai raccolto quello che c'è da raccogliere, c'hai poco da fare lì. Però chi c'ha zootecnia ovviamente si attrezza con i gruppi elettrogeni, ma non potrebbe vivere diversamente, ma anche chi ci abita. Cioè, sono noti gli anni in cui si andava, un po' è passata questa moda del Capodanno in Sila di intere comitive venute da altre regioni, rimasti lì al buio, al freddo e al buio, perché l'energia elettrica mancava e quindi mancano i termosifoni. E come possiamo immaginare lo sviluppo di un'area con gli elementi che ha appena descritto? C'è luce, c'è internet. Bisogna investirci, questi sono investimenti che vanno fatti. Ma tutti parlano della Sila, ogni cambio della guardia, il governo della regione, chi va ad insediarsi ha parole straordinarie per la montagna, per la Sila, per questo. Ma questa è un'attenzione che dovrebbe, poi però, sì, dovrebbe poi avvenire, però dovrebbe esserci proprio a livello nazionale, perché i territori montani sono la maggior parte dei territori. Poi si spopolano perché certo. Chi ha messo in campo un'azienda in Sila e ha resistito un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, non ti preoccupare che adesso magari la luce ci sarà sempre, internet arriverà. Infatti si parlava della banda larga, cioè, sono anni che si parla di questa banda larga, non c'è traccia. No. Se poi si sente rispondere dall'Enel che costa più riparare un guasto che mantenere la mia mantenere utenza che non... No, costa di meno riparare un guasto, no? Sì. Allora uno dice, ma io come la faccio l'impresa? Ma ha mai pensato per esempio di abbandonare tutto? No. No? No, perché cos'è, sono forza positiva. Di volontà? No, che perché cos'è? Sono positiva e quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io con gli altri imprenditori che lavorano nelle sue stesse condizioni, c'è cioè, una rete di solidarietà, di rapporti, di confronto, sì, c'è una rete quotidiano, di solidarietà e soprattutto di confronto. Ci sono quelli che normalmente si piangono addosso. Io non sono abituata a piangermi addosso, cerco di darmi da fare, ce ne sono come me, ce ne sono diversi che ci credono, continuano a crederci fino a quando riusciamo a resistere sui nostri territori, continuiamo ad andare avanti e continuiamo a cercare nuove vie, perché secondo me credendoci e cercando nuove vie ci possiamo farcela. Ma quando i fattori ambientali sono così, no, pesanti. Non c'è la remunerazione giusta. Se tu sei disposto a sacrificare quello che è il guadagno. Puoi viverci. Sì. Sì, per mantenere la tua terra, puoi viverci. Certo non diventerai ricco. Avendo un'azienda in Sila non diventerai ricco. Però penso quanti ettari ci sono, quante aziende potrebbero nascere in quell'area. Ma infatti no? la rabbia questa è il fatto che potrebbe svolgere una funzione veramente di traino per l'intera Calabria, il mettere a frutto tutte quelle che sono le terre abbandonate ormai,
ormai però dai degli dismesse. Incentivi, no? Metti, crea le condizioni perché ci sia affezione. Ma io sento da tanti anni il fatto che l'Europa indica come priorità la montagna, perché sì. Si è capito che se si spopola la montagna, se si erode la montagna, la pianura sarà la fine per la pianura, perché è quello che mantiene la stabilità della pianura. Però ci si investe poco, si continuano a fare degli spot o comunque dei piccoli interventi, o comunque si dà una premialità che alla fine non ricava niente, perché la premialità su una partecipazione a un bando per l'accesso dei giovani poi non si risolve in uno stipendio per loro, e se i ragazzi non hanno uno stipendio con cui vivere non investono in questo. Si è visto come zone quali San Giovanni c'ha il maggior numero di emigrati, sì. Purtroppo, perché non riesce, eppure insomma l'intorno ci sarebbe un mondo da mettere a frutto, ci sono i boschi, ci sono colture nuove da sperimentare, comunque da portare avanti, ma evidentemente non puoi, se non hai le spalle coperte le spalle coperte da un patrimonio tuo non puoi investire. Cioè, si chiede investimento e imprenditorialità a chi l'imprenditorialità non riesce a farla, perché ci vogliono i soldi per fare l'imprenditorialità. Poi non viene finanziato il 100%, neanche il giovane, e quindi chi gli dà i soldi per... che è giusto così, insomma l'imprenditore è un imprenditore perché investe e va avanti con qualcosa, ma se si vuole un ritorno veramente da parte dei giovani, questo non avverrà mai, perché non ce l'hanno. Ci fermiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in diretta. Paola Granata della Confagricoltura, ci sta raccontando le difficoltà di fare impresa in Sila, del lavoro e opera in Sila. Eppure sul futuro, lo sviluppo da montagna, questi anni non sono pochi che faccio questa professione, ne ho ascoltate tante. Le ultime in ordine di tempo, se la memoria non mi inganna, 2 anni fa il famoso master plan che è stato presentato nella casa del forestiero a Camigliatello con la presenza dei sindaci, sembrava quasi tutto fatto, però poi non è accaduto nulla. Così come la storiella della navigabilità del lago Cecita, ne sento parlare, saranno forse 20 anni, oltre 20 anni, ma non è accaduto nulla. Se lo ricorda tutta una serie di iniziative che dovevano dare impulso alla Sila. Sì. Mi ricordo in particolare quella del lago Cecita, perché io l'azienda ce l'ho lì, quindi mi ricordo benissimo da che sono nata la navigabilità del lago Cecita e il fatto di non poterci mettere neanche un piede dentro per la pericolosità di quel lago. Ci sono ancora le colonnine che a triste ricordo di chi aveva tentato di essere innovativo e di fare canottaggio in quel lago e ha perso la vita. Io penso che quella sarebbe una delle svolte che il territorio silano potrebbe avere. Non lo so il perché, abbiamo tentato più volte di richiederlo, ci siamo quasi arrivati vicino, perché ci avevano detto che sarebbe stato dragato, perché poi si tratta di metterlo in sicurezza, quindi di dragarlo, come tutti i laghi artificiali ovviamente hanno nel sottofondo c'hanno tronchi o quello che è rimasto dall'invaso che è stato creato all'epoca per la diga, perché quelli sono laghi creati per creare poi energia. Quindi si tratterebbe di dragare. Poi regalati all'Enel con delle convenzioni venticinquennali. Sì, sono ancora anche tentato di chiederci i soldi per l'attingimento per ogni ettaro, per il tipo di coltura, il pagamento del dovuto dell'acqua che mancava per la produzione della politici illuminati, quelli che hanno consegnato questi invasi a noi ci hanno espropriato, all'epoca ci hanno espropriato, meraviglioso, la parte una lungimiranza iniziale del lago ci hanno espropriato per fare l'invaso, sì. E comunque non lo so per quale cattiva volontà non si vuole far
Non si vogliono fare determinati interventi che secondo me non costerebbero poi tantissimo, perché in altre zone d'Italia sono state fatte, quindi insomma si è visto insomma che potrebbero portare. Da noi si parte con grande partecipazione nell'illustrazione di un progetto, poi quando si tratta di realizzarlo viene meno forse quella volontà, viene meno forse la determinazione, il coraggio, la forza, che lo schio sarà. Non lo so, non so se si riesce a portare avanti un progetto del genere, ci si anche rende conto di quanto potrebbe crescere un territorio, cioè quanto si riuscirebbe a movimentare quel territorio se si riuscisse a fare una spiaggia lì, come c'è in altre regioni d'Italia. Il mare è ormai ridotto un colabrodo, perché non utilizzare il lago come per la balneabilità? In altre zone d'Italia dove non c'è il mare lo fanno. Ma l'ha visto, e quello il progetto, porta l'ha visto il progetto. Un incremento di turismo, di agriturismi, di aziende agricole che lavorano per produrre prodotti e per vendere, per tutto il commercio, porterebbe un indotto che solo quello riuscirebbe a creare, un indotto che secondo me farebbe stare. Mi dica la verità, quante volte ha visto progetti diversi su quel lago? Io, progetti diversi tanti. Io ne ho adesso visti c'è diversi. Quello del museo, hanno trovato l'elefante preistorico e quindi si parla di una possibile installazione, non si sa se lì, se al Parco Nazionale, dove lo collocheranno questo elefante preistorico, queste parti di elefante preistorico che è stato trovato proprio lì, alle rive del lago Cecita, ma non abbiamo visto neanche quello. Aspettiamo. Ma il parco, l'impulso, è riuscito a darlo? La Costituzione del parco? Secondo me è riuscito a dare una visibilità che prima non aveva al parco in quanto ente, al territorio. Io l'ho ricaduta francamente sulle aziende agricole, sto parlando di aziende agricole, non riesco a vederla, non sono mai riuscita a vederla, perché non c'è una stretta correlazione secondo me tra quello che sono le attività del parco e quelle che sono le aziende agricole poi che operano e che persistono. Senta, come se le immagina da qui a 10 anni? Così com'è? No, io spero di no, perché insomma una certa poi uno va in pensione e deve lasciare qualcosa in cui credere alle generazioni successive. Ma i segnali sono questi? Ma i segnali secondo me sono qualcosa, si percepisce che è cambiato, intanto l'aggregazione, intanto il fatto che c'è un'allegria e un fermento tra produttori che ci credono, certo sono pochi, certo sono quei fari che vedi all'interno di un territorio che riescono a fare comunque gruppo, che comunque mettono insomma buon umore e invogliano altre persone a crederci. Questo lo vedo, questo lo noto da qualche anno a questa parte, forse perché c'è stato un avvicinamento di più giovani, quindi insomma riescono a muoversi anche meglio. Io ci credo in questo fermento che c'è. Certo non va bene il fatto che queste siano comunque isole, punti luce all'interno di un territorio come quello della Sila, che avrebbe bisogno di una luce comunque su tutta il perimetro della grandezza del territorio da utilizzare, al terreno da utilizzare, e questo il faro non costituisce comunque il rilancio di una zona, non riesce a portarselo dietro il territorio, e quello che invece deve essere portato fuori è proprio il territorio, ma non dovrebbe esserci un punto di incontro tra chi decide e chi opera sul territorio, no? Una sorta di interscambio continuo di idee, di aspettative, di istanze, no? Dovrebbe esserci forse tra la politica che ha il compito di progettare il mondo dell'imprenditoria, che invece deve creare. Diciamo che determinate cose possono venire solo, cioè le infrastrutture, la banda larga, il fatto avete che provato a chiedere banda larga, tutte queste cose? Ma la banda larga c'è stata data per fatta, e quindi non abbiamo chiesto fatto. Perché già fatta, è stata una cosa che era nella programmazione del presidente Oliverio, che è stata tra fatta, le prime. Insomma.
è stata tra le prime a essere annunciata e che hanno cominciato. Questo accadeva quando? 3 anni fa? Tre anni fa. Ad oggi non c'è traccia da banda larga. Io sono sempre col cellulare a cercare. A cercare la posizione giusta. Per comunicare. Per comunicare, sì. Quello continua a essere così. Se una grande azienda magari ha necessità di utilizzare i prodotti che lei produce, no? E la vuole contattare, magari dice, va, facciamo un colpo di telefono a questa azienda a vedere come si fa. Beh, mo piglia o non piglia, si sposti, non è che stai sempre fermo in un posto, quindi alla fine riesce a essere raggiungibile, insomma, non è che ci sono i punti in cui... I nostri sono prodotti straordinari, sono prodotti davvero apprezzati in tutto il mondo, se solo potessimo... No? Trasferirli. Sì, anche se riuscissimo a fare più massa critica, ovviamente, perché insomma sono piccole produzioni e quindi non arrivi in determinati contesti perché ti si richiede una quantità maggiore di prodotto e quello incide negativamente il fatto che non c'è una rete ben costruita e che come dicevo prima sono dei fari all'interno del territorio che non è ancora riuscito a mettere in rete tutto. Questa è un po' la funzione che hanno le associazioni di categoria, ma soprattutto ce l'hanno i comuni, ce l'hanno i sindaci, ce l'hanno le comunità montane che non esistono più, o comunque insomma quelle che erano le comunità montane che adesso sono state riversate in quella che è Calabria Verde. Insomma, la funzione dell'aggregazione doveva passare attraverso i comuni che comunque dovevano fare rete e poi dovevano arrivare tutti insieme alla regione. Per la Sila diciamo che non è stato proprio così, c'è stata l'aggregazione dei comuni del Casale del Manco, ma insomma anche altri non fanno parte dell'aggregazione, quindi quando lei parlava del piano che è stato presentato, di tutti i sindaci che erano lì e che hanno applaudito a quel fantastico progetto, forse erano un po' troppo pure i sindaci dal mio punto di vista, cioè troppe realtà diverse che poi non sono così diverse. 70 sindaci più o meno. Cioè, 70 sindaci, vanno a mettere d'accordo 70 sindaci. Già mettere d'accordo due è un'operazione complicata, immaginiamoci 70. Per questo. E quello secondo me ha giocato a sfavore, perché ognuno ha guardato al proprio campanile, perché poi ogni produttore ha cercato la via attraverso il proprio comune, che nello stesso tempo aveva difficoltà a mettersi d'accordo con gli altri. Non abbiamo visto l'aggregazione come un qualcosa di positivo e secondo me è l'unico modo per portare fuori tutto il territorio è fare aggregazione, non c'è altra alternativa, perché il mio prodotto può essere bellissimo, magnifico, ma dopo che ho venduto il mio è finita là. Ma l'organizzazione... Non sanno neanche dov'è. L'organizzazione di cui fa parte, insomma, potrebbe... No? Rendersi diciamo protagonista di questa... noi ci proviamo perché siamo comunque un'associazione che ha visto lungo da questo punto di vista, nel senso che si è aggregata con altre associazioni, noi siamo con la CIA, siamo con Copagri, con cooperative, insomma, con la Lega delle Cooperative, insomma, noi siamo una sigla che raccoglie comunque varie realtà imprenditoriali, ci crediamo, continuiamo a crederci, cerchiamo di fare il nostro meglio, però non è che poi tutti gli agricoltori sono all'interno delle nostre associazioni di categoria, consideri che insomma la maggior poi, parte tra le è fuori. Varie, tra le varie associazioni voglio dire, c'è un po' di... No? Ma noi per la verità siamo tutti aggregati tranne... C'è una c'è la Coldiretti, sì. Ecco, la Coldiretti. Da una parte e tutti noi dall'altra. Noi siamo tutti aggregati. Cioè tutte le sigle che fanno agricoltura o comunque trasformazione di prodotti agricoli siamo tutte nella stessa sigla che è Agriinsieme. Noi abbiamo la sigla Agriinsieme che funziona ormai da anni e che serve proprio per... Poi rimanendo ognuna nella propria identità, nella propria casa madre, però insomma quando c'è da fare qualche movimentazione per chiedere qualcosa di importante lo facciamo perché poi è interesse di tutti gli imprenditori. Cioè noi difendiamo quelli che sono gli interessi degli imprenditori e sono gli stessi. Non possono essere a secondo il colore diversi gli interessi che tu vai a portare avanti, no? Se ne avesse la possibilità, venderebbe l'azienda? No, io ce l'ho da secoli, no. Nonostante tutte le difficoltà che ci sono? Nonostante tutte le difficoltà, sforzi. Penso che
è una cosa che va oltre il senso d'appartenenza con l'azienda, che è un po' quello che penalizza noi imprenditori agricoli. È quello che non ci facciamo i conti di quanto ci perdiamo e di quanto non guadagniamo. Cioè, chi va a lavorare solitamente la prima cosa che ti chiede è quanto mi dai, quanto guadagnerò e quanto mi dai. Noi non ce lo chiediamo questo ed è un errore, forse è un errore. Che cosa rappresenta perché, per lei la terra? Per me sono le mie origini, perché ripeto, ce l'abbiamo da secoli, quindi per noi che ci siamo nati nel senso metaforico, perché non sono nata in Sila, però ci vado da quando sono nata, io ce l'ho da quando sono nata, la vedo, la vivo e l'abbiamo trasmessa ai nostri, alla futura generazione, questa passione per la terra. So che è poco produttiva, è difficoltosa, è difficile mandare avanti, ma è difficile pure staccarsi, non si può portare da un'altra parte la terra. Saremmo stati ricchi se avessimo avuto una visione diversa da quella che è la fede per la terra. È un mestiere che ti coinvolge e che ti porta in un mondo che è difficile che riesci a lasciare, peraltro, anche con guadagni superiori. E nonostante tutte le difficoltà. E nonostante tutte le difficoltà, certo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei. Arrivederci, ci vediamo domani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.